Siamo con il dottore, tu sei ospite, grazie. Adesso termina il nostro spazio è aspettando, volevo salutare, condotto da Elio, e le sue storie tese, o le loro storie tese. Ah, dopo posso fare quello che voglio. Dopo, tra un po'. C'era Robert Miles con me, cioè non è che capita tutti. Ma questo non importa. Passo la palla e tu al limite intervisti, ma non è giusto. Posso interrompere, posso intervenire? Io volevo dare il benvenuto a un altro componente occulto del gruppo degli Elio, le storie tese. È arrivato l'uomo nero. Con l'impermeabile. Architetto Mangoni. Architetto Mangoni, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao Mangoni. Mangoni che ha concepito tutto questo studio così come lo vedete in questo momento. Comunque a te la linea, Albertinus, per parlare con Roberto. Grazie. No, volevo chiedere a Robert Miles, siccome a microfono spento mi ha raccontato un po' di cose successe a Londra in questo ultimo anno. Quali sono gli artisti importanti che ti hanno contattato per fare un disco? Ma importanti, cioè importanti veramente, capisci? Siamo già pronto, guarda. Siete pronti? Sì. Vabbè, niente, abbiamo avuto dei contatti con Madonna, con George Michael. Altri un po' più importanti? Come un po' più importanti, Madonna? Ah, Madonna, sì, quella lì, quella che ballava con Patrick Hernandez. Oh, no. No, non sì. Proprio, comunque. All'inizio della sua attività. Vabbè, insomma, mi state rovinando l'ospite internazionale. Ma scusami, se sei tu che ti sei introdotto nel nostro spazio. Chiedo scusa, Stefanone. Stefanone, torniamo a bomba per questa... Scusami, ma Albertia, ci devi solo ringraziare perché l'ospite internazionale è come il pesce. Dopo tre minuti puzza. Quindi, vabbè, l'intervento è finito. Grazie. Noi ci vediamo tra poco, ci sentiamo tra poco. Volevo salutare, sta per cominciare. Roberto, stai con noi, Ok. C'è qui di nuovo Robert Miles. Dove sei stato fino adesso? Un po' in giro per gli studi. Ti manca l'Italia, di la verità. Beh, effettivamente un po' sì, è vero. Posso fare una domanda a Robert che prima ha detto di vivere appunto ufficialmente a Londra da un po' di tempo? Hai mai incontrato gli Oasis in qualche cerimonia importante, in qualche manifestazione, che ne so, un party? Beh, ce l'avevamo visti agli MTV Award l'anno scorso. Che rapporto hai con la musica vera, tra virgolette, senza essere irrispettoso nei confronti di quella che fai tu, che ha comunque un grande successo? Beh, ascolto parecchia musica, mi piace molto la drum and bass in questo momento, la trip hop, ascolto un po' di tutto. Perché ti sei stancato di fare il frontman e sei diventato un'ombra? Cioè, la città di Londra è tappezzata di questa tua... Come la possiamo... Silhouette? Silhouette. Silhouette. Beh, praticamente è una specie di protesta contro tutti quei gruppi che stanno nascendo e che offrono solo immagine e non danno niente a livello così di emozioni nella musica. Io preferivo offrire musica e non immagine. Ecco, tu da quanti anni fai il disc jockey? Da quando avevo 14 anni. Quindi ora nei 15, da pochissimo comunque. Quando hai iniziato, tu suonavi prevalentemente i dischi degli altri. Avresti mai pensato un giorno di diventare famoso per fare i dischi? A questo livello assolutamente no, è ovvio che però è una cosa che fa molto piacere passare così dal fatto di mettere i dischi al fatto anche di essere suonato contemporaneamente. Certo, la situazione più improbabile nella quale ti sei trovato, non so, tra te e te hai pensato, non avrei mai immaginato un giorno di essere qui come musicista. Anche cioè, per noi disc jockey è sempre tutto essere qui con voi in questo momento. Vabbè, ma di più importante trovarti nelle principali... Un attimo che c'è la produzione, scusa, scusa Roberto. Scusa se interrompo, mi piace questa cosa finta che avete studiato, cioè trovarmi qui, bello, bello ragazzi, mi piace. Grazie, allora, ma non è finta. Prima di far cantare il signor Miles, sì? Che so è pronto per cantare qualcosa. Non canta, è un produttore. Ecco, ragazzi, qua è una tragedia, cioè abbiamo dato via 4 weekend per 4 persone a Londra. Vabbè, l'abbiamo messo in palio. Ecco, la prossima settimana un martedì pomeriggio alla Dispoli diamo per rientrare dei costi. Va bene, va bene? Faremo il possibile. Come le sembra il programma oggi? Una schifezza come al solito. Bene. La ringrazio tantissimo. Veramente. Ok, qual è Linus? Quello ormai non lo so più nemmeno io. Non lo so più ormai. Qual è Albertino? Sono quello. Io. Qual è Miles? Miles è qua, Robert Miles. Qual è Gallagher? E sta arrivando. Benissimo. Tra pochissimo su Radio DJ Italia 1. Eccola. A tra poco, grazie. Ciao Noel. Yes, siamo tornati in diretta su Radio DJ, One Nation, One Station, in diretta su Italia 1. Linus, devo dire, si sente molto Oasis in questo momento, si è un po' distratto. Allora, siamo qua, sono qui con... eccoci qua, dove siamo? Sono ancora qui con Robert Miles che tra poco ci lascerà. Dove vai? Torno in Inghilterra a fare un po' di promozione pure là. È vero che sei talmente impegnato che hai compiuto gli anni il 3 novembre e fai la festa stasera. Esatto, per gli amici in Italia sì, è così. È come sempre, non si può lavorare sempre. Senti, io ti volevo chiedere, cosa ne pensi del fatto che io e Fargetta abbiamo cominciato a mixare oltre alla musica anche i video?
Mi sembra un'ottima idea, una cosa, cioè, spesso che si possa sperimentare anche con le immagini, non solo con la musica. Infatti adesso ti mostreremo una sequenza mixata con audio e video del DJ Time. Ok, ottimo. Are you ready? Le battute non sono uguali, aumentano e si velocizzano da sole e abbassano. È fantastico, Fargetta, quando ci... Tra l'altro ti abbiamo mixato anche a te la settimana scorsa. Cominciamo con i Chumbawamba.